sarai un ospite, ma in realtà sarai anche parzialmente protagonista, perché l'intera serata sarà dedicata a una tua grande fan, Stellina. Beh, è una cosa dolorosa in realtà, perché Stella purtroppo non c'è più, non c'è il suo corpo, il suo spirito è rimasto ovviamente. Ci siamo scritti un po' di tempo fa su Facebook e lei lottava contro questa malattia, è una di quelle che ha perso questa lotta e sono molto, molto felice e molto onorato di aprire questa serata proprio in suo ricordo. È una cosa molto emozionante. Ascolta, dopo la fama di Camilla, quindi da un contesto di band, sei passato con grande coraggio al contesto del, in qualche modo, solista sul palco di Sanremo. Hai notato grande differenza? Ti è piaciuto di più? Ci sono quali pro e contro? Beh, è molto diverso in realtà. Quelli che mi dicevano che tanto l'avevo già fatto nel 2010 Sanremo, quindi potevo andare tranquillo, non sanno che è ancora peggio averlo fatto in maniera diversa, perché una band ha un'energia diversa, ti coinvolge diversamente e hai la possibilità di dividerti dei ruoli, dei compiti, dell'energia, eccetera. Non accade con i solisti. A un certo punto sul palco mi sono guardato dietro e ho detto: oh, cacchio, non c'è nessuno. Ascolta, visto che pochi giorni fa eri nel privatissimo studio di Enrico Ruggeri per fare qualcosa di molto bello, cosa avete fatto? In realtà sto portando avanti questo progetto delle prove aperte, cioè far entrare le persone in sala prove per farli assistere a cosa vuol dire preparare un live, perché il live è il prodotto finito, ma cosa c'è prima? Prima c'è un sacco di lavoro. Devo dire che sono stato molto contento di sorprendermi e di essere sorpreso dalla curiosità di chi ha voluto partecipare. Ci saranno diversi appuntamenti, probabilmente diventerà anche un format televisivo. Una trasmissione televisiva. E adesso lo facciamo a Roma, anche l'abbiamo già fatto a Milano, dallo studio appunto di Enrico, che non smetterò mai di ringraziare per la gentilezza, perché è incredibilmente gentile. Insomma, la sua gentilezza e la sua arte vanno proprio di pari passo. E a Roma faremo la stessa cosa, ci sono già un sacco di prenotazioni. Devo dire che sono molto felice che le persone siano curiose, perché è la curiosità che muove il mondo, no? Cosa dobbiamo aspettarci dal Gabba Tour? Ma guarda, dal Gabba Tour dovreste aspettarvi tanta spontaneità, in realtà è sincerità, perché salirò sul palco per quello che sono, nel bene o nel male, suonandomi le canzoni del disco Eternamente Ora, e qualche brano dal mio disco precedente, anche qualche cover, ma sarà una sorpresa. Insomma, venitemi a vedere. I tuoi compagni di viaggio chi saranno? Allora, i miei compagni di viaggio saranno in realtà delle persone che per me sono molto vicine, perché io avrò mio fratello Filippo alla batteria e un altro mio compagno d'avventura che si chiama Lorenzo Bertelloni, suonerà sintetizzatori, tastiere e quant'altro. Quindi un bel trio dove mischieremo in realtà molta elettronica, perché in realtà nell'album Eternamente Ora c'è tanta elettronica, al fatto invece che suoniamo poi acusticamente sopra ognuno dei rispettivi. Adoro questo, sei anche tu parte della squadra della prima edizione di Uomini in Canto, dopo tanti anni di Donne in Canto. Il Live at Home prosegue? Prosegue, è appena finita la candidatura online, quindi adesso dovremo aprire la mail e, insomma, sfogliare 1200 video e candidature che sono arrivate da tutto il mondo, quindi bellissimo. Quindi anche un'occasione per viaggiare, forse? Esatto, brava, hai proprio colto il centro. In Italia è un modo per incontrare storie in maniera più vera, perché quello che cerco di fare è di eliminare il filtro che c'è di solito tra l'artista e il pubblico. Quindi il live non è soltanto insomma, unilaterale dall'artista a chi ascolta, ma è uno scambio, quindi chi ascolta può dare delle storie, può raccontare qualcosa di proprio, cosa di fatto la musica suscita. E all'estero è un modo per viaggiare, per avere nuovi input, per scrivere. L'ultimo album, alcune canzoni le ho scritte a Gerusalemme durante un Live at Home dell'anno scorso, quindi funziona. Ascolta, c'è un aneddoto, un Live at Home che ti ha lasciato qualcosa di molto speciale? Ma ti direi appunto questo Live at Home a Gerusalemme, perché ho conosciuto un posto che avevo idealizzato e che da tanto volevo visitare, che è la Terra Santa appunto, e poi ho visitato dei centri di accoglienza per anziani
E lì ho avuto l'ispirazione poi per scrivere Non siamo soli, quindi ti rendi conto in certe situazioni di difficoltà che anche quando ti senti solo in maniera terrena, in senso terreno, poi alzi lo sguardo verso il cielo e trovi tante mani pronte, insomma, ad accoglierti. Hai parlato di Non siamo soli, che farà parte dei pezzi che porterai questa sera. E quali sono gli altri? Quindi sì, Non siamo soli, che tra l'altro Radio Bruno passa e quindi yeah. Poi ci sarà Ritornerò da te, che è la canzone con cui ho vinto l'anno scorso il Festival di Sanremo, Giovani. E poi Via da qui, che eseguirò piano e voce, che è la canzone scritta da Giuliano San Giorgi per Sanremo di quest'anno, posizionata sia al terzo posto. C'è un giovane tra quelli presenti questa sera che pochi giorni fa ha avuto l'onore di entrare nel tuo studio privatissimo. Come mai ormai è riuscito? Ma per amicizia, perché sono amico tanto della sua etichetta, che è La Mesca, che è un'etichetta indipendente molto, molto interessante. Pico Rama, per esempio, mio figlio, fa i dischi per La Mesca. E poi perché lui è un ragazzo assolutamente, Ermal Meta sto parlando, è un ragazzo molto interessante, insomma, fa delle cose molto, molto belle, mi ha chiesto di venire in studio, e io normalmente non lo do mai a nessuno lo studio, ma per lui ho fatto un'eccezione, sono contento di averlo fatto. Tu hai detto di te, un artista 360 gradi, io sono estremamente incuriosita dal tuo programma, come ti trovi con la radio? Ma bene, bene, perché è una radio fuori dai giochi, non è una radio musicale, è una radio in cui si parla. A me piace raccontare storie di vita agli altri, lo faccio con le canzoni, lo faccio con i romanzi, l'ho fatto in televisione, quindi è una cosa nella quale mi trovo molto a mio agio, ho totale libertà, che è un'altra cosa importante che in TV non sempre hai, e quindi il programma va benissimo, ha fatto il record nella fascia e quindi sono molto contento.